Luca Rigoldi mostra la cresta di campione europeo dei Supergallo per la terza volta. A distanza di 15 mesi dall'ultimo incontro ufficiale, il pugile vicentino di Villaverla, che vive a Thiene da un paio d'anni, tornerà domani sul ring per un combattimento che attendeva da tempo, precisamente dal mese di marzo scorso, quando la data del 27 era contrassegnata da un circoletto rosso e dal nome di Jamal Gafai, boxer britannico sfidante designato di Rigoldi, che mette in palio la cintura continentale EVO. Il ciclone coronavirus costrinse gli organizzatori ad annullare l'evento, recuperato quindi a metà dicembre, grazie alla ferrea volontà di tutte le parti in causa di tornare a offrire box spettacolo di alto livello, garantendo il massimo della sicurezza in ossequio ai protocolli sanitari. Il match sarà trasmesso giovedì in diretta su DAZN, collegamento dalle 19:30. Per la riunione pugilistica dalle 21 iniziano i combattimenti, salvo variazioni di palinsesto, dall'Allianz Club di Milano. Niente pubblico ad assistere al duello, solo gli addetti ai lavori, i rispettivi staff, le telecamere. Quattro gli incontri in calendario per la Milano Boxing Night, con la sfida Rigoldi-Yafai divenuta ora piatto forte della serata. Lo doveva già essere al pari del pugno a pugno tra un altro pugile veneto come Davis Boschiero, tra l'altro compagno di allenamenti del beniamino vicentino, e il venezuelano Samuel Gonzalez, ma dopo il colpo di scena di lunedì scorso sono cambiate le carte in tavola. A sfidare l'esperto Chioggiotto di nascita per titolo mondiale vacante WBC non ci sarà, come previsto, l'italo-belga Francesco Patera, risultato positivo al Covid in uno dei controlli a tappeto a cui gli atleti si sottopongono nei giorni precedenti alla salita sul ring. Un KO a tavolino che di fatto costringe i duellanti ad un nuovo rinvio. Declassato a incontro ufficiale senza titoli effettivi in palio, sulle 10 riprese il nuovo main event vedrà ora proprio Luca come protagonista, e assume ancora più valore il confronto che interessa da vicino i vicentini, da sempre molto vicini al proprio portacolori.